Farli girare con il codice penale, non con il galateo. Più tutela alle forze dell'ordine nell'esercizio delle funzioni. Questo ha chiesto il governatore Zaia oggi nel corso dell'inaugurazione della caserma dei carabinieri di Godega. Non pensare che se arrestano una persona che viene magari da un paese nel quale se tu rubi ti tagliano la mano, se viene qui in Italia la mano la tagliano al carabiniere che lo arrestano. Tutela delle forze dell'ordine, ma anche presenza diffusa sui territori, nonostante i tagli ai bilanci che hanno colpito anche i carabinieri. Questa è un'eccezione, è una delle ragioni per le quali io oggi ho pensato di venire qui. Tutela dell'ordine, ma anche prevenzione, per la quale il generale ha di fatto sdoganato la formula del controllo di vicinato. Si moltiplicano gli occhi, le orecchie, che possono essere determinanti in questo lavoro. Generale che poi è tornato all'intitolazione della stazione di Godega al maresciallo Nicola Tulino, di Trevignano, morto dopo aver sventato nel 2001 una rapina con sequestro alla cui memoria una lapide è stata scoperta dalla vedova. Una inaugurazione e una festa per la comunità di Godega e non solo, che già guarda a maggio e alla prossima sfilata degli Alpini. Un evento sul quale l'arma ha già allertato le sue squadre speciali perché è inserito tra gli eventi a rischio terrorismo. Noi per il discorso del terrorismo... Voi già in questi giorni siete presenti? Sì, siamo presenti sul territorio, abbiamo costituito, così come ha fatto peraltro la polizia, ma l'abbiamo fatto anche noi, delle strutture, delle squadre che hanno questa responsabilità proprio specifica.